quando attraverso una fotografia il soggetto riesce ad interpretare quello che realmente poi attraverso la foto vuole dire. Qualunque tecnica e qualunque tecnologia non possono mai essere un fine, ma sono soltanto un mezzo. Questo oggi ce lo si dimentica molto facilmente perché si è molto sedotti dalla tecnologia. Vi è un atteggiamento di passività verso la tecnologia stessa, cioè la gente tende a non esercitare il pensiero autonomo. Noi tendiamo, da quando esistono queste tecnologie digitali, a seguire quello che la pubblicità o i negozianti ci propongono e a non esercitare il libero arbitrio, diciamo, e la consapevolezza critica nei confronti di questi mezzi. C'è una forte tendenza all'ibridazione della fotografia e spesso è difficile individuare il confine esatto tra fotografia e, diciamo, computer grafica, perché non c'è limite alle elaborazioni possibili. Io tendo, diciamo, a dire e a insegnare, qualora mi capiti l'occasione, che la differenza tra la computer grafica e la fotografia è che la fotografia dovrebbe ancora avere come suo discrimine il fatto di avere un referente reale, cioè un referente, un soggetto che nel momento in cui si è fatto click era veramente lì. La tecnologia ci consente peraltro non di fare cose straordinarie, ma di fare più facilmente, più semplicemente delle cose che prima richiedevano una maggiore fatica. E perché non farle? Non è vero che il fotoritocco è una cosa tipica del digitale, assolutamente no. Esisteva il fotoritocco a pennelli, il fotoritocco a pennarelli, esisteva il fotomontaggio in camera oscura, esisteva la possibilità, non so, di reinquadrare dei soggetti con l'ingranditore ed estrapolare solo quello che interessava. Esistevano delle tecniche molto evolute in camera oscura, solo che evidentemente richiedevano un'abilità diversa, né maggiore né minore, ma diversa da quella invece che è richiesta per fare le stesse cose al computer. Si vedono anche delle bellissime opere di computer grafica, ma è un'altra cosa. Purpurì è una rivista, diciamo, adatta ad un target molto variegato di persone, in quanto per esempio non è aperta soltanto alla fotografia dei grandi, ma esistono delle rubriche dedicate anche ai fotoamatori o alla gente comune. Parla di fotografia come un linguaggio che comunque oggi interessa tutti, perché noi comunichiamo prevalentemente ormai per immagini e quindi non ha la puzza sotto il naso, è proprio una rivista aperta a tutti e per tutti. Il valore del cartaceo appunto oggi nella fotografia a mio avviso va riscoperto e va fatto riscoprire a tutti. E questa è una rivista che si propone ad un livello di qualità di stampa molto elevato, il che permette di apprezzare veramente le immagini che contiene, perché la stampa fa moltissimo. La stampa spesso, diciamo, permette da un singolo fotogramma di avere 10, 20, 30 immagini diverse, perché la resa può essere completamente diversa a seconda di come uno stesso fotogramma viene stampato. Valorizzare questo ha un suo peso, perché si deve capire che essere autori significa esserlo fino in fondo, quindi o perché si stampa in proprio o perché ci si ritiene comunque soddisfatti o non soddisfatti della stampa realizzata da uno stampatore, ma alla fine, siccome siamo noi gli autori della nostra immagine, dobbiamo essere noi responsabili della nostra stampa anche. La porta sempre con sé questa macchina fotografica? Sì, io, diciamo, ho questo vezzo, anche perché a me piace molto il reportage ed è quello che prevalentemente faccio quando fotografo io, e quindi chiaramente a maggior ragione ti può capitare di cogliere qualche cosa che va colto all'istante. Questa è una macchinetta molto leggera, molto appunto adatta a questo tipo di funzione, e poi vabbè, è un vezzo.